Direttore Tatti, un'Olbia che riparte dal bel campionato della stagione appena conclusa, riparte da Max Canzi. Quali sono i programmi dal punto di vista soprattutto del mercato? Ma il mercato è ancora presto, abbiamo moltissimo tempo davanti, quindi il primo tassello era quello del mister. Confermare il mister sicuramente è stato molto importante. Siamo contenti di questo anche perché abbiamo fatto un grande campionato l'anno scorso e abbiamo finito in crescendo, quindi credo che fosse giusto ricominciare da Canzi. Ecco, Canzi come certezza per quanto riguarda proprio anche la squadra, il centrocampo sicuramente probabilmente è il reparto che vivrà maggiori movimenti tra Chiesa, Tornalcagliari e via dicendo. Avete già qualche idea in merito? No, Giovani, esperti? ripeto, è ancora un cantiere, quindi stiamo valutando, abbiamo ancora dei colloqui da fare. Sicuramente, cioè, ci sono da prendere in considerazione il fatto intanto che ha rinnovato il ragazzo, che per noi sicuramente è un tassello importante anche lui, e poi abbiamo nel settore giovanile dei giovani molto, molto interessanti, quindi ripartire da loro. E poi piano piano vedere poi più in là tutti gli altri reparti. Parlato di attacco, partendo dal ragazzo, ovviamente il grande colpo di questo pre-estate, diciamo di fine primavera, e Coco resta, Udò, Gagliano, come sono Sì, le certo, idee? no. Coco Resta è un nostro giocatore, un giocatore che l'anno scorso, quando è stato chiamato in causa, ha fatto molto bene. Udo resta perché anche lui ha un altro anno di contratto e penso che abbia fatto anche lui un bel campionato. Per quanto riguarda invece Gagliano, è un ragazzo che era in prestito, un giocatore che era in prestito del Cagliari, quindi è tornato alla base. Quindi aspettiamo solamente poi di incontrarci col Cagliari e valutare tutte le altre situazioni. Chiudiamo sulla difesa, quindi anche il portiere, ne parlavate prima in conferenza, insomma, sull'ipotesi Tornaghi che deve rinnovare, però insomma state immagino cercando di trovare un accordo. Ciocci, per quanto riguarda i difensori, invece Emerson resta, si riparte da lui più tanti altri giovani, oppure? Sì, Emerson resta. Resta anche Checco Pisano, che è un altro tassello fondamentale per questa squadra. Per quanto riguarda Cioci, ne ho parlato prima, è un profilo che interessa, però è giusto anche lasciare, tra virgolette, in pace il ragazzo perché sta finendo il campionato primavera, quindi, però sicuramente è un profilo che abbiamo preso in considerazione anche l'anno scorso, è un profilo che ci interessa tanto, che ci piace come giocatore, quindi, però è ancora presto, ripeto, per parlare di mercato.